La sanità italiana era una delle migliori del mondo fino a un paio di decenni fa e anche fino a 10 anni fa continuava a reggere. Però era già in calo e alla fine è stato un calo progressivo. E oggi la sanità italiana è in una crisi profonda. Perché? Perché si è incominciato a trasformare gli ospedali, che devono essere luoghi ospitali, in aziende. Perché l'interesse non è più la salute della persona o la salute della collettività, ma è il fatturato. Si è cominciato a introdurre il rimborso a prestazione per chiunque lo faccia, che sia un ospedale cosiddetto pubblico, perché non esistono più. Perché gli ospedali pubblici oggi funzionano esattamente come gli ospedali privati convenzionati, cioè rimborso a prestazione. Tot prestazioni fai, tot ti rimborso. Questo è socialmente pazzesco. Perché vuol dire incitare i medici alla delinquenza. Perché allora l'interesse del medico o della struttura non diventa la salute della persona, diventa quante prestazioni faccio. Allora l'interesse è che la gente stia male, così si può fare più prestazioni, anziché che la gente stia bene. L'ideale per un pompiere è di non far niente tutto il giorno, perché così vuol dire che non ci sono stati incendi, no? Hanno introdotto i rimborsi a prestazione, allucinanti peraltro, hanno introdotto i ticket, hanno anche lì cancellato la Costituzione. L'idea che buttava lì prima Lucia, bisognerebbe che ci fosse una classe politica, io credo che comincerebbe a essere sufficiente una cosa, rispettare la Costituzione. I soldi, molto semplice, lo spiego subito. La sanità italiana costa 115 miliardi di euro l'anno. 30 miliardi di questi 115 vanno in profitto, cioè nelle tasche di investitori privati o in sprechi, maneggi e ruberie nelle strutture cosiddette pubbliche. 30 miliardi all'anno è una manovra finanziaria di quelle grosse. Con 30 miliardi all'anno si potrebbe investire in ricerca, in strutture, in stipendi per i nostri infermieri, per esempio, che lavorano con grande passione, nella maggior parte dei casi guadagnano stipendi da fame. Si potrebbe investire, i soldi sono lì, basta non rubarli, basta non prenderli. La sanità che ha dentro il profitto è una cosa che ci danneggia tutti, perché prima o poi tutti quanti avremo bisogno di cure mediche. E basta però anche introdurre un concetto superiore di responsabilità nel pubblico. Perché certo. Il privato è entrato perché il pubblico certo. Si è autodegradato. Allora, tu mi hai chiesto cosa io farei, io direi per esempio... Io se non viene gestito male, non farei nessuna nuova convenzione tra pubblico e privato e a scadenza non rinnoverei nessuna delle convenzioni esistenti. Il privato vuole fare il privato? Lo faccia, ma coi soldi suoi. Perché il privato deve fare il privato o il mercato? Pubblico? Poi tutti quelli che inneggiano al mercato, la prima cosa che fanno si convenzionano col pubblico per ciucciare denaro. Questa è la realtà.